Non so se è la migliore, ma sicuramente è diversa dalle altre. Così Enzo Ferrari una volta raccontava di una sua nuova macchina. Beh, e se ci pensate, anche nella nautica è così. Oggi il goal che deve fare un cantiere per progettare un nuovo modello è proprio quello di renderlo riconoscibile, diverso, unico. E quale miglior modo se non quello di estremizzare un'idea? Se ci pensate, le barche di nuova generazione sono proprio così: estremi gli spazi, estremi i volumi, estreme le linee ed anche le prestazioni. E quindi cosa si può ancora estremizzare per rendere una barca memorabile? Beh, forse una cosa sola: il concetto stesso dell'essere semplicemente una bella barca a vela, anzi, bellissima. Made in Italy per Italia Yacht è uno dei valori più importanti, non solo nella produzione della barca, ma nel concetto di brand. Non a caso il cantiere ha la parola Italia all'interno del proprio nome, e questo secondo noi deve essere rappresentato all'interno della barca, sia quando navighi che quando la vivi all'interno, toccando i tessuti, toccando i materiali, ogni elemento e componente che compone appunto la barca stessa. In particolare questo modello, il 1498, racchiuda entrambe le cose. Insomma, io mi ispiro molto ai brand dell'automotive o del motociclismo italiani rappresentati in giro per il mondo, ed è una bella lepre, no? Un bel obiettivo da seguire. Con il 1498 abbiamo rafforzato, dato continuità a quella che è la nostra filosofia, a quello che è il nuovo design delle nostre imbarcazioni, che oggi le sta rendendo sempre più inconfondibili ed esclusive sul mercato della vela, senza abbandonare quello che però è il nostro punto di forza, che è la performance delle imbarcazioni, che vengono riportate poi sulle imbarcazioni anche da crociera. Cominciamo a scoprirla. Lunghezza fuori tutto, con delfiniera cruise, 15 metri e 47 centimetri, 16 e 45 nella versione race. Larghezza al baglio massimo, 4 metri e 33 centimetri. Il pescaggio standard è di 2 metri e mezzo, estendibile a 3 nella sua versione fuori serie. Disloca vuoto 9.980 kg e la categoria di immatricolazione è la A. metri alla randa, 60 al fiocco, le vele da portanti invece contano 200 metri quadrati lo spinnaker e 208 il jennaker. Eh sì, perché Italia Yacht consente anche la possibilità di armare il caro vecchio simmetrico per chi fosse, come me, nostalgico del tangone, o meglio, per chi volesse sfruttarlo anche tra le boe. Il pozzetto di manovra è generoso, decisamente comodo in regata per il timoniere, un tattico e, qualora fosse previsto, anche il navigatore, o semplicemente per la discesa alla spiaggetta come area vivibile nel momento del bagno. Davanti alle ruote, nonostante la posizione delle torrette conceda, come detto, molto spazio a poppa, rimane comunque accennato il pozzetto di manovra, luogo ideale per il tailer della randa durante la navigazione. Qui, nella versione bellissima dell'Italia 1498, sono predisposti due winch per bordo, così da poter avere tutte le manovre mobili rinviate vicino alla timoneria, qualora si voglia condurre una navigazione in solitario. Nella versione fuori serie il numero totale dei winch sarà di 6 unità e gli stopper per le drizze e manovre saranno predisposti là, sulla tuga, la classica tastiera del drizzista. Il pozzetto ospiti è generoso. Sotto le panche 4 gavoni speculari, 2 per lo storage e 2 per tutto il cordame rimandato a poppa. Al centro un tavolino a ribalta in tech. È proprio il tech è l'essenza con cui Italia Yacht ha deciso di rivestire la coperta del nuovo 1498. Nulla di più classico, nulla di più bello. Prima di continuare a scoprire il piano di coperta di questa imbarcazione bisogna capirne il senso, perché certo per tutti i mezzi c'è un senso d'utilizzo ben preciso. Una barca veloce, con linee studiate ed ottimizzate per l'utilizzo che questo mezzo dovrebbe avere, ovvero navigare, però anche bella, anzi bellissima.
a prua la rotaia del fiocco autovirante o le rotaie dell'armo normale incastonate sugli angoli della tuga. Il tamburo del rollafiocco è recesso sotto il piano di calpestio e più avanti la delfiniera, in questo caso croceristica, un metro più corta di quella da regata, sulla quale murare Jennaker e frulloni. Il musone dell'ancora è sempre integrato. L'albero è da 9 decimi in alluminio anodizzato, con 3 ordini di crocette. Può essere predisposto anche un palo in carbonio, ma non più alto, perché nella versione fuori serie è la randa che differisce in penna, con un'area più square top. Appena scesi sotto coperta ci si rende conto subito di una cosa. Questa barca è frutto di un pensiero diverso. Il cantiere, infatti, se da una parte ha richiesto ad un progettista di enorme esperienza quale Maurizio Cossutti il disegno di uno scafo marino, veloce e soprattutto efficace, dall'altra, per gli interni, ha voluto attingere da maestranze esterne al mondo della nautica. Nello specifico, Mirko Arbore, designer di interni di fama internazionale, ha dato una versione diversa di quella che sono i semplici interni di bordo. L'illuminazione indiretta la fa da padrona, rendendo l'ambiente caldo ed accogliente. La sinergia tra la pelle, il legno e il dogato creano un esercizio di stile che rende il 1498 una barca decisamente adatta all'epoca moderna. Gli spazi sotto coperta sono organizzati con due cabine di poppa gemelle, con il bagno a loro dedicato. Una cucina a L con piano in Corian, un quadrato ampio con un divano e una seduta a C a circondare un tavolino, una piccola zona dedicata al carteggio e l'armatoriale a prua con un secondo bagno a lei dedicato. Per aumentare la GEI in fase di progettazione del piano velico è stato portato indietro il piede d'albero, fino a quando però i designer dell'ufficio interno del cantiere hanno detto stop. È sempre una lotta simpatica quella tra i designer e gli ingegneri. Questa soluzione può rendere difficoltosa l'entrata alla seduta del tavolo del quadrato. Certo, si può entrare dall'altra parte e magari in fase di navigazione può anche renderci confortevole avere qualcosa a cui appoggiarci. Materiali eccellenti, linee bellissime, sì, ma l'Italia 1498 è una barca soprattutto marina e lo vediamo da questi piccoli dettagli ma estremamente importanti. Per la discesa sotto coperta tieni bene ovunque, per poter essere sicuri anche in navigazione, anche lì dal tavolo del quadrato. Il disegno è quello di uno scafo poco bagnato e lo vediamo già dalla scia che lasciamo, o meglio che non lasciamo. Ma fermiamoci un attimo a guardarla mentre naviga. Queste linee sono linee filanti che sicuramente possono andare a sacrificare quelli che potrebbero essere i potenziali spazi interni dello scafo. Però guardate com'è elegante e la maggior parte delle volte questo aggettivo va a braccetto col navigare bene. Rispetto ad altri scafi dello stesso cantiere, questa barca ha una V abbastanza profonda, il che la aiuta a navigare con onda formata senza sbattere sull'onda sia a motore che a vela. In fase di progettazione non c'è stato il focus estremo sull'ottimizzazione orte. Questa barca è semplicemente una gran barca a vela e lo si sente proprio stando qua alla ruota. La sensazione è quella di una barca leggera, agile, comoda e veloce. Lo scafo è interamente fatto in infusione di resina vinilester, il che sappiamo bene che rispetto alla vecchia laminazione a mano si arriva a guadagnare un 25-30% in meno di peso totale della barca. E poi guardando la linea dello scafo riconosciamo quello a cui Italia Yacht da tanti anni a questa parte ci ha ormai abituato, ovvero questa poppa stretta alla linea di galleggiamento che trascina naturalmente poca acqua e soprattutto con angoli stretti i pochi volumi di poppa riescono a non far immergere la prua in acqua, tenendola alta e leggera. Oggi a Napoli la situazione è perfetta per provare la barca, vento costante di più o meno 8 nodi e mare piatto. Stiamo andando con una randa di 73 metri quadri e fioco davanti di 60. L'angolo al vento reale di 53, l'apparente di 34 e riusciamo a fare andare la barca a 5 nodi e 3. Un gioiellino.
Sotto Co-Zero la sensazione è strabiliante. Ricordiamoci che questo modello è nella sua versione bellissima, quella più da crociera, ma bellissima anche la sensazione che si ha al timone di questo mezzo. Vi do qualche dato. Siamo con un true wind angle di 65 gradi, una pressione intorno agli 11 nodi e questa barca sta volando letteralmente a 8 nodi punto 1. E qua al timone, in una situazione nella quale io posso gestire tutto senza alcun tipo di problema, me la sto godendo davvero tantissimo. Insomma, una barca da crociera, certo, ma veloce se le chiedete qualcosa. Una barca quindi che vi può permettere di andare con la famiglia, con gli amici, sia in vacanza che in regata. Una barca quindi bellissima.